Non ci sono scuse. Pensavo peggio. E mi arrabbio se ti fai spostare. Sappiamo che saremo soggetti a provocazioni. Qual è il problema? Buongiorno ragazzi, è arrivato il grande momento della partita. Ok, abbiamo lavorato tutta la settimana, quindi siamo pronti per affrontare al meglio la partita di oggi. Partita che, come tutte le altre, va affrontata nel modo giusto. Quindi, questa settimana abbiamo lavorato soprattutto sul concetto di ritmo e intensità. Abbiamo lavorato per far sì che quando entrate in campo siate concentrati e sappiate scegliere, ma scegliere bene e in maniera intensa, in maniera decisa. Il risultato è la conseguenza di quello che facciamo fuori dal campo e in campo, ok? Ma è la conseguenza. Non dobbiamo mirare al risultato, noi dobbiamo mirare a fare le cose fatte bene. Vi assicuro che se facciamo tutte le cose fatte bene, i risultati verranno. Allora, Billoni, ascoltatemi bene. Adesso è un momento serio. Voglio farvi una domanda. Perché secondo voi la partita scorsa abbiamo vinto? Siamo partiti più cattivi di loro. E? E non ci... cioè, giocavamo più di squadra. E? Difendevamo molto. Tornavamo. Cerca di dirlo in un termine più calcistico. Non so come. Eravamo più attenti. Ah. Ok. Aiutavamo i difensori. Quindi eravamo compatti e giocavamo di squadra, vuol dire questo. Abbiamo fatto un'ottima prestazione di squadra, abbiamo fatto una grandissima prestazione e una grandissima vittoria. Stiamo facendo un percorso e lo stiamo vedendo man mano, partita per partita, che state crescendo. Sia nei singoli, perché si vede nelle giocate, sia come squadra. Non vogliamo che vi disunite, ok? Quindi mi raccomando, siamo una squadra, non vogliamo vedere singoli che pensano di fare quello che vogliono. Atteggiamento. Ok? Pensare alla partita. Non abbiamo fatto niente. Abbiamo fatto una splendida vittoria, ma ripartiamo partita per partita. Cerchiamo di partire forti e convinti. Avete voglia di giocare oggi? Sì. Avete voglia di giocare oggi? Sì. Avete voglia di giocare oggi? Sì. Allora dimostrate. Vai. Oggi il capitano lo fa Giulione, ok? Quindi mi raccomando, personalità, eh. Dai, forza, 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 forza! Gioca pure! 1-2! Sì, ora, ora! Bravo! Solo, solo! Stretti, stretti! Bravo! Va bene, Cri, va bene, va bene, va bene! Sì, convinta, Topi! Brava! Sì, 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 sì! Convinta! Ci arrivi, Diego, ci arrivi! Bravo! Vai, vai, sì, Amin! Sì, calma, calma, gestisci! Gioca! Sì! Vai! Vai al tiro! Va bene! Bravo, ancora! Va bene, Diego! Sì! Sì, Topi! Amin! Bene, marci, bene! Calma, calma! Dai, 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 di più, di più, di più, di più, di più! Di più! Forza! Bravo, marci! Sì! Bravo! Solo! Dai, 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 dai! Solo! Bravo! Ancora! Solo! Bravo! Tutti, 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 oh! Bravo, Diego! È questo! Sì, 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 ora! Amin, Amin, Amin! Brava, Sofì! Aspetta! Chiudi, 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 marca! Bravo, bravo, Tiago! Bravo, Tiago! Peter, allora, una cosa che devi imparare, col corpo lo devi tenere lontano all'avversario, usa il corpo. Solo, arriva! Bravo, Amin! Bravissimo! Bravo! Calma, Amin! Ce l'hai! Bella, va bene, va bene, va bene, Amin! Era perfetta, frase di partire lì, subito! Sì! Puntalo, puntalo, Cri! Va bene, bravo, Cri! Dai, 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 dai! Sì! Va bene, Cri, mettila bene! Dai, bravo, buona, bravi. Il campo è quello che è.
però non ci sono scuse. Ok, stiamo giocando bene, stiamo interpretando bene la partita. Ok? Certo. State facendo bene, però diamo di più. Ok? Diamo di più. Abbiamo avuto ottime occasioni, abbiamo avuto più occasioni noi, Posso dire una cosa? Dimmi. In difesa loro vanno sempre a giocare sui due lati per crossare. Ok. Perché non vanno spesso al tiro, okay. Vanno solamente per il cross in mezzo. Okay. Appunto, lo sappiamo questa cosa. Allora prendiamo le misure. Sappiamo che vanno sugli esterni. Prendiamo le misure sugli esterni. Oh, stiamo facendo bene, Adesso facciamo dei cambi e andiamo a giocare. Dai, forza. Dai, un altro tempo. Forza! Dai, ora! Dai, Sofì! Dai! Bravo, Marci! Dai, meglio! Nicola! Dai, forza! Dai, Peter! Sì, Peter! Sì, Peter! Sì, Peter! Dai, gol! Bravo, Peter! Bravo! Forza! Ora! Bravo! Dai! Dai che non calcia! Bravo, Marci! Va bene! Ce l'hai! Dai, Samu, sei in ritorno! Cri, gioca Cri! Gioca Cri! Sali, forte! Forte! Dai che non passa! Dai che non passa! Forte! Forte! Dai Peter! Forza, solo! Va bene, Marci! Sì! Dai, meglio, Forza! Solo, arriva! Forza su quella parte! Fatti vedere! Sì! Lasciamo, non camminare! Va bene, solo qui! Ce l'hai! Puntalo! Bravo, va bene Paolino! Sì, Cri, solo, buttalo, bravo, ah, va bene Paolino, calma, stringi, ora, bravo, solo, dai Peter, ora, buttalo, ce l'hai Peter, bravo Peter. Bravi ragazzi, bravi! Dai, forza! Ora! Bravo Cri! Anche al tiro Cri! Va bene! Bravo Cri! Sì, solo! Bravo, dai! Vieni, Amin è tua, proteggi, bravo Amin, vai Peter, bravo Amin, solo, ce l'hai, fatti vedere, solo, anche al tiro, andiamo Leo, forte, chiudilo, bravo Giulio. Bravi raga. Bravi per come è andato il risultato e per come alla fine siamo riusciti a gestirlo, però siamo andati peggio del primo tempo, perché hanno avuto un pochino più di spazio, abbiamo concesso un po' di più, soprattutto un po' a centrocampo, e quindi ci sono delle cose da sistemare. Non tutte le partite riusciremo a dominarle, non tutte le partite vanno dominate, però il calcio è questo. Ok? Mi raccomando, forza! Quando dobbiamo difendere, sì. Centrocampisti, se chiudono l'attaccante per non tornare indietro e noi difensori lo chiudiamo da davanti, non fa niente, quindi riusciamo a prendere palla più facilmente. Bravissimo! Infatti, in fase, bravissimi difensori, perché in fase di lettura avete visto, quando riescono a saltare il centrocampo e avanzano, arriva un certo punto in cui bisogna rompere la linea e non permettergli di calciare. Peter, ti fai dare palla girato di spalle, punto 1, non ti devi far spostare perché sei il doppio degli altri, e mi arrabbio se ti fai spostare. Punto 2, tante volte scarica, ok?
Non la devi tenere. Dai, forza. Dai. Dai, buona, calma, ce l'hai. Buona, bravo. Passo Giulio. Forte. Bravo. Bravo Giulio. Sì Paolino. Sì Paolino. Sì Paolino, aggredisci. Sì Paolino. Dai Giuse, non mollare Giuse. Dai Giuse, non mollare. Stai camminando. Bravo. Dai, dai, dai. Rigore. Sta. Tiago! Tiago! Qual è il problema? Ho capito, non si fa, Tiago! Tiago, non si fa! Si vede che gli rompevano da prima e quando esulta ha fatto gol. No, quello l'ho capito. Capito. Non possiamo dare spazio a questo. Infatti. Guadagna! Sì! Sì che è uscita! Solo, Peter, anche al tiro! Va bene, bravo Peter! Dai, va bene, va bene, va bene, va bene. Un bambino. Dai, vieni, 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 vieni. Questo. Vai che tiro. Ce l'hai, ce l'hai. L'appoggio, appoggio. Solo. A sinistra, eh. Bravo Diego, va bene. Sì, ha preso. Bravo, 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 bravo. Bravi, bravi, va bene, va bene, va bene. Sì, ora, 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 metti pressione. Dai che lo calcia. Sì, Giulio. Bravo, lotta, 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 Peter! Peter! Vai dare una mano, Peter! Vai dare una mano, Peter! Bravo, bravo, Marci! Sì! Bravi! Bravo, Paolo! Bravo, Peter! Diego, 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 anche chi ti ha fatto l'assist, eh? Buona, bravi! Bravi! Complimenti, complimenti veramente, perché comunque sia abbiamo approcciato la partita nella maniera corretta e abbiamo fatto veramente veramente bene. Vi faccio i miei complimenti a tutti quanti, adesso manco l'ultimo tempo, però siamo veramente soddisfatti di quello che avete mostrato oggi. Altro discorso molto importante, abbiamo tirato giù Tiago perché non voglio e non vogliamo, signori, che queste cose ci tocchino più. Giochiamo a calcio, sappiamo che saremo soggetti a provocazioni e a qualsiasi tipo di insulto, ma noi non dobbiamo reagire alle provocazioni, dobbiamo essere più forti. Dai, 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 dai. Bravi! Calma, calma! Allargati, Cri, allargati! Bravo, Cri! Bravo, Cri! Solo! Solo! Va bene, Diego, va bene! Giocala, giocala, Diego! Chiedi un aiuto! Bravo Giulio! Solo! Solo! Proteggere! Tornare! È buona! Buona, buona! Sì, sì. Bravi, va bene! Dar la mano! Dar la mano! Quindi com'è andata la tua esperienza da terzino? Male! Va bene! Ma mi senti? Com'è andata la tua esperienza da terzino? Diego, Diego! Pensavo peggio! Dai, mister, ho fatto un bel lavoro pulito, eh!
ragazzi, un'altra partita dei bambini è andata, un altro episodio è andato. Come avete potuto vedere, grandissima prestazione dei nostri baby fenomeni. No, scherzo, non li chiamo fenomeni perché sennò poi si montano la testa. Baby lavoratori li voglio chiamare perché sono ragazzi veramente veramente bravi e umili soprattutto, e devono mantenere questa mentalità e questo approccio per le prossime partite. Ormai pian piano ci avviciniamo alla conclusione del campionato, almeno per la primissima parte del campionato, diciamo per questa parte di stagione invernale. Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi perché oggi hanno giocato veramente 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 bene. L'importante, come dico sempre, è l'approccio alla gara e come arrivano al campo, perché da lì si vede tutto e da lì si capisce se hanno voglia di giocare, ma soprattutto che hanno voglia di vincere. Mi piace premiare anche il fatto che siano molto molto felici nel venire al campo e nel giocare a calcio, perché deve essere motivo per tutti quanti ed è motivo per questa serie per cui è stata creata, per la passione che c'è in questo sport, per mostrare appunto quello che magari tante volte non si può vedere e non succede nelle categorie minori, ovvero nelle partite appunto dei nostri piccoli allievi, piccoli fenomeni del futuro, perché un giorno magari uno, proprio uno di questi, potrebbe arrivare in Serie A e potrebbe coronare il sogno di ogni bambino. Signori, ci vediamo in un prossimo video, in un altro episodio di Fuoco. Condividete il video se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, mi raccomando, perché dobbiamo arrivare a 500.000 iscritti e ci posso arrivare solo se vi iscrivete. Mi raccomando, ragazzi.